Bentrovati a Sport News. La campagna europea dei biancorossi della Lube Civitanova si apre con il piede giusto in Repubblica Ceca. Al debutto stagionale in Challenge Cup, la Cucine Lube lascia subito il segno, espugnando in 3-7 il campo del VK Carlo Vasco. Padroni del gioco per quasi tutto l'incontro, gli uomini di Medei possono guardare con ottimismo alla gara di ritorno per il passaggio del turno, in programma mercoledì 20 novembre alle ore 20:30 all'Eurosuole Forum. Prima a tenere banco sarà la grande sfida casalinga di regular season contro la Valsa Group Modena, in calendario domenica 17 novembre dalle ore 18. Ma intanto scopriamo di più sulla gara di ieri nel servizio che vi proponiamo. Giovanni Gargiulo, un esordio europeo con i fiocchi. Sì, è stata una bella partita e è emozionante, è la prima volta che io gioco una competizione europea, quindi è una bella sensazione cominciare così. Avete dominato dall'inizio alla fine, forse giusto una fase del secondo set, qualche incertezza iniziale, ma l'avete ripresa subito. Sì, siamo stati molto bravi, non è facile, soprattutto dopo l'ultima partita che abbiamo giocato con Piacenza in casa. Quando si viene da partite come quella si può rischiare di cullarsi sugli allori. Invece siamo stati bravi e abbiamo continuato a spingere e dobbiamo continuare a farlo sempre, senza considerare chi ci sia dall'altra parte della rete. Quando hai saputo di partire titolare? Nello spogliatoio, il coach dice sempre spogliatoio la formazione ed è stato bello, è stato emozionante fare la mia prima partita da titolare. Mattia Bottolo, MVP della partita. Alla vigilia si temeva di incappare in qualche scivolone, era una squadra insidiosa, ma siete riusciti a far sembrare un impegno molto facile. Sì, sono complicate queste partite perché quando si viene in trasferta e si fa il viaggio in 2 giorni non è semplice appunto giocare bene. A volte siamo incappati, per esempio l'anno scorso in qualche campo fuori casa, come poteva essere Galati. Quest'anno c'era quella preoccupazione lì, anche perché c'è solo un'andata e un ritorno, bisognava fare bene l'andata, e oggi, a differenza del risultato, abbiamo un po' avuto difficoltà all'inizio del primo e del secondo, però un buon ritmo, un buon gioco che dimostra che siamo in buona forma e che stiamo lavorando bene e che stiamo crescendo dal punto di vista del gioco, ci ha permesso di vincere con questo risultato. Alla fine le statistiche vi premiano un po' in tutti i fondamentali, dov'è che secondo te siete andati meglio? Battuta sicuramente, abbiamo messo pressione sbagliando poco, che è stata la cosa che ci ha caratterizzato con Piacenza, quindi devo dire, come ho detto prima, c'è una progettualità che sta andando avanti da parte nostra, una crescita continua. Possiamo migliorare sicuramente un po' in ricezione e un po' in tutto, perché alla fine si sa, le partite importanti arriveranno, questo era un buon test per noi, l'abbiamo passato, adesso testa a Modena. Gianpaolo Medei, tutti gli ingredienti per essere molto contenti, la partita è durata poco, avete vinto bene, cosa ci dici del match? Ma dico che siamo stati bravi a farlo diventare un match semplice, perché questo tipo di partite, se non giochi al massimo, si possono complicare. Noi siamo stati bravi a non dare la possibilità all'avversario di metterci in difficoltà, quindi molto bene la vittoria, molto bene la prestazione. In più sono riuscito a far ruotare tutti gli elementi della squadra, e c'era chi aveva bisogno di assaggiare un po' il campo, c'era chi aveva bisogno magari di gestire un po' di energie, di risparmiare un po' di energie, quindi sicuramente è stata una serata positiva. Adesso la stessa concentrazione deve esserci al ritorno? Beh, senza dubbio, adesso diciamo, pensiamo alla partita di campionato, abbiamo Modena in 3 giorni con un lungo viaggio nel mezzo, quindi prima penseremo a arrivare alla partita di domenica nella migliore condizione e poi ovviamente ci concentreremo sul ritorno, che sicuramente adesso abbiamo meno pressione perché il risultato andato è molto positivo, però ecco, vogliamo finire il lavoro come l'abbiamo cominciato.
Dal volley al calcio, perché la Civitanovese annuncia un nuovo rinforzo per l'attacco. Si tratta di Edoardo Tassi, attaccante classe 1998, che vanta un'esperienza significativa tra Lega Pro e Serie D, con un bottino di 43 reti complessive. Tassi ha iniziato la stagione con l'Alma Juventus Fano in eccellenza, mentre nella scorsa annata ha militato nella Rotonda in Basilicata e nel Porto Gruaro. La prossima sfida vedrà la Civitanovese affrontare il Chieti, attuale quarta forza del girone F di Serie D, con l'obiettivo di dare continuità al risultato positivo ottenuto a Teramo. La partita si terrà domenica prossima alle ore 14:30 al Polisportivo. E con quest'ultima notizia termina questa edizione odierna del TG. Grazie come sempre per averci seguito e a tutti voi auguriamo una buona serata.